non più di Maria Grazia. È stata una notte difficile, insonne. Elena si è alzata stanca e, come ogni mattina, si è trovata di fronte allo specchio dell'armadio della sua camera da letto. Il suo volto riflesso, i segni dell'età molto evidenti. Ho solo 40 anni, ma ne dimostro almeno 20 in più, pensa. Il suo pensiero va al suo abito da sposa, riposto nell'armadio. Bellissimo. Lo aveva scelto insieme alla mamma, che aveva sempre voluto il meglio per lei. Quel giorno nell'atelier si sforzava di sorridere, ma non era felice. Lei invece sì, stava realizzando il suo sogno. Almeno così credeva. Ripensa al giorno del suo matrimonio. Avrebbe dovuto essere il più bello della sua vita. Così non era stato. E oggi quello specchio davanti a sé sembra proiettare il film della sua vita, che improvvisamente le appare quella che è stata veramente, non come l'aveva raccontata per anni a se stessa e agli altri, che in silenzio avevano osservato la sua sofferenza. Era stata molto innamorata di Filippo. Lo aveva voluto a tutti i costi. Per questo motivo aveva deciso di mentirgli quando lui, un giorno, all'inizio del loro rapporto, le aveva chiesto se ciò che gli era stato riferito dalla sorella in merito ad un suo problema di salute fosse vero, un problema congenito. Se avesse confermato l'esistenza della sua malattia, lo avrebbe perso per sempre. Non si era resa conto che quel comportamento non era quello di un uomo innamorato. E aveva deciso di mentire. Lui le aveva creduto. La loro storia era continuata, condizionata dall'umore di Filippo, che modificava il suo comportamento senza ragioni apparenti. Alternava momenti in cui sembrava un ragazzo innamorato ad altri di arroganza e presunzione. Non amava stare in compagnia degli amici di Elena, e di suoi non ne aveva. Non perdeva occasione per discutere anche animatamente con i genitori di Elena, che considerava essere inferiori. Era stata lei a chiedere a Filippo di sposarsi. Lui non aveva partecipato ai preparativi. Sembrava disinteressato a tutto ciò che ruotava intorno al termine matrimonio. E nei giorni precedenti era apparso ancora più assente. Elena aveva persino temuto che non si presentasse all'altare. Eppure, nonostante tutto, il suo cuore non aveva voluto dare ragione a quello che vedevano i suoi occhi. Era certa che sarebbe riuscito a cambiarlo. Quel giorno tanto atteso era arrivato. Il clima non era festoso. I genitori di Elena non approvavano quell'unione e quelli di Filippo, brave persone che le volevano molto bene, osservavano preoccupati il comportamento di quel figlio così diverso da loro. Erano partiti per il viaggio di nozze. Le emozioni e i dispiaceri dei giorni precedenti gli avevano giocato un brutto scherzo ed era stata male. La sua malattia l'aveva tradita. Filippo aveva avuto una crisi di rabbia, non l'aveva soccorsa, inveiva pronunciando frasi sconnesse. Elena aveva dovuto mettere d'accordo cuore e occhi ed ammettere a se stessa che quella era la realtà. Aveva cominciato a fare quello che avrebbe fatto per gli anni successivi, raccontarsene una diversa da quella che viveva quotidianamente. Erano tornati a casa prima del previsto ed avevano trascorso i giorni successivi chiusi in casa. Non le aveva permesso di far venire i suoi genitori, che sentiva solo al telefono e che avevano percepito cosa stesse accadendo. Erano molto preoccupati, ma credevano fosse opportuno non intromettersi. Il tempo passava e la vita di coppia era diventata routine. Lui lavorava, poco a dire il vero, a chiamata, che non sempre accettava, e lei lo aveva convinto a farle riprendere il suo lavoro di sarta. Era il suo unico contatto con il mondo, dal momento che le uniche uscite concesse erano per fare la spesa. Pochi rapporti con i familiari e nelle rare occasioni in cui si incontravano, Filippo non mancava di litigare con qualcuno. Nonostante tutto, Elena credeva ancora di amarlo e lui, forse
forse per paura di perderla, dopo le sfuriate chiedeva scusa. Lei lo perdonava e motivava i suoi comportamenti, tanto da convincersi che quella fosse la normalità. Ma non oggi, non dopo quella notte insonne, non dopo l'ennesima sfuriata della sera precedente, non dopo averlo visto strappare la camicetta che aveva cucito con tanto impegno e che non vedeva l'ora di indossare. Dal cellulare sopra il comodino arriva una notifica. È un messaggio di Filippo. Perdonami, non accadrà più. Elena non risponde. Scorre la chat. Decine di messaggi, tutti uguali, sempre le stesse parole, le stesse promesse, mai mantenute. Un'altra notifica. È un messaggio di sua madre. Elena, scappa, non continuare a fingere, non cambierà mai. Si volta verso lo specchio, guarda la sua immagine riflessa, riprende il cellulare. Finalmente ha capito. Mamma, arrivo. Ho deciso di salvarmi.